Buongiorno a tutti, oggi andiamo a recensire questo telemetro, il distanziometro laser TacLife ALD-M01. Ma partiamo subito con l'unboxing. All'interno della confezione troviamo il nostro apparecchio, un comodo contenitore per trasportarlo, un laccetto, due pile mini stilo, un manuale di istruzioni in italiano e un certificato di garanzia. Ricordiamo che anche per questo prodotto la garanzia è di 24 mesi. Come vedete, questo apparecchio è davvero piccolissimo, può essere anche trasportato all'interno di una tasca, guardate, sta praticamente nel palmo di una mano, e quindi molto compatto e anche nonostante sia fatto in plastica sembra comunque abbastanza solido. Tra l'altro ricordiamo che, come indicato nel manuale di istruzioni, è resistente all'acqua. Una volta inserite le batterie è necessario premere questo tasto centrale. Vediamo, dopo un beep l'apparecchio è praticamente acceso, è dotato di un LCD retroilluminato, quindi la visibilità è ottima sia all'interno che all'esterno. Come si effettua la misurazione? Basta puntare quello che vogliamo misurare e premere questo tasto centrale rosso. Ogni qualvolta spingeremo il tasto unit cambieremo unità di misura, quindi abbiamo i metri, inch, cioè i pollici, e inoltre feet, cioè appunto i piedi. Quindi ci sono tre diverse modalità di misurazione. Tra l'altro notiamo che quando sul display è presente questa linea vuol dire che possiamo effettuare la misurazione lineare. Premendo invece questo tasto passiamo alla misurazione dell'area, come notiamo in questo tasto, e ogni volta che dovremo misurare un lato di una stanza, ad esempio per arrivare all'area, lampeggerà il lato che dobbiamo misurare. Avendo premuto il tasto, per pochissimi secondi verrà effettuata la misurazione e, come vediamo, il dato verrà riportato qui in alto. Se invece vogliamo passare alla misurazione del volume di un'area, basta premere nuovamente il tasto e comparirà, vedete, una nuova immagine proprio che raffigura il volume. Con i tasti più e meno possiamo aggiungere e sottrarre altri dati di misurazione. Il tasto invece qui con il simbolo del triangolo ci permette la misurazione pitagorica, ci sono diverse modalità di questa misurazione. Con questo tasto invece è possibile cambiare il punto di riferimento dal quale partire per iniziare a misurare, che può essere quindi alla base, a metà e alla fine del nostro apparecchio. Questo tasto, se premuto una volta, ci permette di cancellare l'ultima misurazione, e invece tenendolo premuto ci permette di spegnere l'apparecchio. Inoltre ricordiamo il tasto Save, che ci permette di memorizzare il dato salvato e di richiamarlo ogni volta. Vedremo infatti qui in alto il numero 001, perché questo è il primo dato che abbiamo salvato. Ricordiamo tra l'altro che è possibile richiamare le ultime 100 misurazioni che sono state effettuate. Tra l'altro, come indicato su questa scritta, le misurazioni partono da 0,05 mm fino a 40 metri per quanto riguarda questo modello. Dunque, questo TacLife, questo distanziometro e telemetro laser, è un prodotto davvero di facile utilizzo, molto pratico, molto piccolo. Notiamo le dimensioni, sta praticamente molto più piccolo anche di una mano, e ha molte funzionalità, quindi permette davvero di calcolare qualsiasi cosa, semplici calcoli lineali, aree, volume. È compatto, resistente all'acqua, certificato, e ne consiglio quindi l'utilizzo, perché è soprattutto molto preciso, che è la cosa più importante per un apparecchio che effettua appunto misurazioni.
Per questa video recensione è tutto. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.miglior prezzo.it.